Giuseppe Demma trionfa nel trofeo dello scalatore, una vittoria assolutamente meritata, Giuseppe, dopo una fuga dal chilometro 1 di questa corsa durissima. Esatto, poi ci siamo presentati numerosi a questa gara, si era detto subito di provare qualche attacco, al primo contropiede utile sono partito, all'inizio un po' scoraggiato perché ho fatto un giro da solo, mi sono trovato che non vedevo nessuno davanti, nessuno dietro perché ero l'unico davanti, meno male che poi sono rientrati altri due corridori. E dal secondo giro fino all'ultimo giro, di pari passo e d'accordo, abbiamo guadagnato fino a quasi 3 minuti. Siamo arrivati ai piedi della salita, sapevo che avevamo perso 1 minuto, però facendo i calcoli, 2 minuti, ho detto dovrei arrivare in cima. Da appena imboccato la salita subito ho aumentato il passo perché avevo paura di rientrassero da dietro. Sono rimasto da solo e le gambe hanno retto e ce l'ho fatta. In questa lunga fuga ci hai detto quali sono stati i momenti difficili, quando invece hai capito che ce l'avresti fatta? I momenti difficili al primo giro, perché ho detto sto sprecando tante energie, perché poi se il gruppo rientrava era andata in fumo tutta la gara. Per fortuna quando sono rientrati questi altri due corridori mi sono ripreso anche d'animo e piano piano il vantaggio aumentava e quindi da lì mi è ritornata l'energia giusta per arrivare fino in cima. Giuseppe, dopo questa bella vittoria, come prosegue la stagione? Quali obiettivi sono da raggiungere in questa parte finale di 2023? La prossima domenica una gran fonda a Livorno e poi stacco un po' la spina e vado un po' in ferie. Marco Mariottini, secondo nel trofeo dello scalatore. Marco, un bel risultato, cos'è mancato per la vittoria? Le gambe sicuramente mi ha portato fino alla salita e poi aveva un altro motore, ho provato 10 metri a stargli dietro ma ho sondato del mio passo e sono già contento di questo risultato. Un secondo assoluto, penso abbia vinto la categoria, vedrai, per forza, quindi contentissimo per me, per la squadra e bella gara, come al solito. Oggi è una giornata caldissima, quanto è stato faticoso arrivare in cima a Gavorrano? Ma ti ripeto, tantissimo, più che altro poi il fatto che c'erano tutti questi giri un po' era un po' faticoso, no? 5, 4, 3, un contro la rovescia e poi sapevi che in fondo c'era questa salita durissima, era caldo, avevo finito l'acqua, quindi però dai, alla fine si cerca questo, non ci visti, il patimento, quindi non si faceva un'altra cosa. L'anno 2023 va verso la parte conclusiva, hai altri obiettivi da raggiungere in questa parte finale della stagione? Ma divertirsi sicuramente, continuare a fare qualche garetta e certo, va di pari passo con tutti gli impegni, lavoro, famiglia, però finché posso venire qui è sempre un piacere. Vice sindaco e assessore allo sport Daniele Tonini, oggi una bella giornata di sport a Gavorrano, un bello arrivo proprio nel cuore del paese, un'altra gara targata Marathon Bike e Wisp. Per noi è stato un piacere dare il patrocinio, un contributo a questa gara perché porta tanta gente a conoscere il nostro bellissimo territorio. Poi una giornata di sport è sempre un piacere perché è un motivo di aggregazione e di divertimento. E di questi tempi c'è bisogno anche di creare questo clima perché è importante anche per la promozione del territorio stesso. Poi abbiamo avuto anche fortuna col tempo. Insomma, tanta fatica per i corridori che sono arrivati in cima alla salita, che poi però si sono goduti questo bellissimo panorama dalla terrazza panoramica, sicuramente una bella cartolina per il paese. Gavorrano è un arrivo abbastanza impegnativo, però allo stesso tempo abbiamo visto che ci sono dei corridori bravissimi perché l'hanno affrontata senza problemi e hanno raccolto un invito, un entusiasmo perché quasi 60 partecipanti non era scontato.